Sì, grazie, grazie Carmine per la linea. Siamo qui all'appoggio in compagnia di Gennaro Scognamiglio. Buon pomeriggio intanto, Gennaro. Grazie, buon pomeriggio a voi. Senti, allora parliamo dell'attuale momento, un Pescara tutt'altro che brillante, ormai lo dicono tutti, lo abbiamo detto tutti, però vogliamo vedere forse il bicchiere mezzo pieno da parte vostra? Ma sicuramente non ci nascondiamo, sicuramente due partite non siamo stati Pescara che tutti conoscono, però la cosa positiva è che comunque abbiamo portato a casa punti, quello sicuramente fa ben sperare. Fa ben sperare, domenica c'è questo big match col Brescia che sulla carta in questo momento è la squadra più in forma, anche se ha preso 4 gol con lo Spezia, quindi è una squadra che gioca molto bene sicuramente, ma concede altrettanto. È una squadra che gioca un bel calcio, una squadra propositiva, offensiva, che sicuramente crea tanto, però come hai anche detto tu concede tanto, quindi noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo preparare la partita nei minimi dettagli e cercare di fare una grande gara. Certo è che servirà ben altro Pescara rispetto alle ultime due esibizioni, no? Ma sicuramente giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, giochiamo con la seconda in classifica, sicuramente cercheremo di tirare fuori il meglio da tutti noi, quindi sicuramente ci aspettiamo una partita bella sia sul piano tattico ma anche sul piano della cattiveria, perché comunque a volte anche se sei meno bello ma riesci a portare a casa punti è una cosa veramente secondo me importante. Non c'è dubbio, incrocerai Ernesto Torregrossa con il quale hai giocato a Trapani 3 stagioni or sono. Sicuramente. Che attaccante poi. Ernesto è fortissimo e lo sta dimostrando, anche se non fa tanti gol come Donnarumma, però Donnarumma deve ringraziare Torregrossa perché fa veramente un lavoro per la squadra che poi mette davanti alla porta gli altri, quindi sicuramente sarà una partita tosta. È la partita giusta a tuo avviso, dall'alto della tua esperienza, per capire in modo ancora più preciso quali possono essere le potenzialità di questa squadra? Sarà sicuramente una partita importante, che sicuramente il Pescara facendo risultato pieno può scavalcare il Brescia e sicuramente si proietta per un campionato importante, però anche se non dovesse succedere questo sicuramente Pescara dovrà fare il campionato come ha fatto fino adesso, cercare di rimanere nelle prime posizioni di classifica e cercare di giocarsela fino alla fine. Non ci dimentichiamo che all'inizio il nostro obiettivo era comunque quello di raggiungere prima possibile la quota salvezza e poi dopo giocarci per un posto nei playoff. Sicuramente il nostro... Adesso lo possiamo dire, una favoletta quella della salvezza? No, non è una favoletta, è che secondo me uno gli obiettivi se le deve raggiungerli, quindi noi raggiungiamo la salvezza, una volta che siamo salvi poi mettiamo un altro mattoncino magari per i playoff o vediamo dove siamo, però piano piano. Inamovibile ormai Gennaro Scognamiglio, sesta partita se non vado errato, no? Sì. Una sola sconfitta. Sì, abbiamo perso a Verona, però al di là di quello bisogna dimostrarlo in settimana, durante gli allenamenti, che uno sta bene e poi in partita uno deve dare, solo il campo decide chi gioca e chi non gioca. Perfetto, grazie a Gennaro Scognamiglio, in bocca al lupo per questa partita con il Brescia, domenica ore 21, il Brescia che tra l'altro, Carmine, vanta l'attacco più prolifico del campionato con 41 gol, il re dei bomber Alfredo Donnarumma, che tra l'altro è stato anche un ex del Pescara senza mai giocare, stagione 2015-2016, una settimana di ritiro, poi furono fatte altre scelte, 18 gol, terza tripletta dall'inizio della stagione per Alfredo Donnarumma, Roma che fa coppia con Torregrossa. Torregrossa è un ottimo attaccante che agisce anche e soprattutto nelle vesti di suggeritore negli ultimi tempi, è stato determinante per i gol di Donnarumma, però insomma ci sono tante altre frecce nella faretra di Eugenio Corini, Brescia che non perde in campionato, una sola sconfitta sotto la gestione Corini dal 24 novembre, 2-1 sul campo della Venezia. L'ultima invece sul mercato, perché si stringe, il Pescara cerca di chiudere per Daniel Ciofani, per il ritorno di questo attaccante che ha fatto la storia del Frosinone, circa 200 presenze, 69 gol, 3 promozioni, una dalla C alla B e 2 in A. Qual è il problema? L'ostacolo è rappresentato da Stirpe. Oggi ci sarà un incontro decisivo tra il presidente del Frosinone e appunto Daniel Ciofani, che vorrebbe tornare a Pescara, non solo perché insomma è nato calcisticamente
praticamente proprio nel club biancazzurro, ma perché ritroverebbe suo fratello Matteo, sono inseparabili due, insomma sarebbe sicuramente un valore aggiunto per l'attacco del Pescara, però attenzione perché dipenderà tutto dal presidente Stirpe. La sensazione è che Stirpe difficilmente darà il placet alla cessione di questo attaccante classe 1985 che, ripetiamo, ha fatto la storia degli ultimi anni del club ciociaro. Naturalmente, prima di chiudere, Sebastiani, ha raggiunto Milano, tengono in caldo altre piste, quella di Melchiori che risulta comunque essere molto difficile, quella di Ceravolo e quella di Scamacca, di proprietà del Sassuolo. È tutto dal Poggio degli Ulivi, grazie a Diego Martelli per la parte tecnica, la linea può tornare a te.